quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di più, come molti di voi sanno. Sono partiti i lavori martedì per la ristrutturazione delle docce, degli spogliatoi maschili e femminili del campo scuola. È una cosa estremamente giusta, perché erano veramente rovinati, come dice sempre il nostro sindaco, che si scusa di non essere presente perché è rimasto bloccato in una riunione fiume. Il privato e il pubblico, quando camminano uno di fianco all'altro, riescono a fare cose che difficilmente si riuscirebbero a fare. Nel nostro piccolo abbiamo pensato a tutti i bambini, a tutti i runner, a tutti i master che vanno al campo scuola ad allenarsi, che avevano sicuramente bisogno di un ambiente sano e pulito e all'altezza del 2020. Quindi siamo molto felici di aver fatto questo dono alla città, anche perché è il nostro 18° compleanno, per tanti motivi ci siamo sentiti un po' in dovere verso la città, che sono 18 anni che ci ha sopportato i primi anni, oggi forse ci sta amando un po' di più, perché dei filmati che tutti gli anni vediamo, il pubblico sulle nostre strade aumenta sempre di più, i runner arrivano a tutte le parti d'Italia e sono sempre molto felici dell'accoglienza da parte dei cremonesi. Quindi a questo punto passerei alla consegna dell'assegno all'Associazione Italiana di Dislessia, la sezione di Cremona. Abbiamo qua il presidente, al quale consegno l'assegno a parte di tutti noi, con un grandissimo piacere. Ovviamente un ringraziamento di cuore al Cremona Runner, al presidente, al consiglio, che ha accettato la nostra proposta, il nostro progetto, che vuole legare sport a Gesù.